con Ascanio Petrini, regista del documentario Tony Driver, nei cinema, nelle sale virtuali da giovedì 25 giugno 2020. Ben trovato. Ben trovati voi, grazie per l'invito. Come lo descriveresti in breve? È una storia vera che si confonde con l'immaginario cinematografico di tante persone della mia generazione che sono cresciute guardando film americani, tra western e roba girata ai confini del mondo. È una storia vera che parla però di un uomo che ha vissuto una vita molto più simile a quella di una sceneggiatura da grande tipo hollywoodiano, che con una certa dose di tenerezza cercherà di rimettersi sulla linea del ritorno a casa. Perché Come hai conosciuto questa storia? vivo in un paese turistico sul mare, Polignano a mare, e a un certo punto è stato sconvolto dall'arrivo di questa figura che, come in un film, è arrivato e ha trovato riparo in una grotta, si è trasferito a vivere in una grotta. Per quanto poi lo si vedesse in giro, sempre perfettamente rasato, pulito e aggiustato, ha suscitato l'interesse un po' generale fino a che l'ho scoperto anch'io che viveva in quella grotta. Come hai deciso poi di filmarlo e come lo hai convinto? All'inizio ho cercato di filmarlo per accumulare uno supporto mediatico che mi aiutasse a scrivere una sceneggiatura di finzione, però poi rivedendolo in video, ho visto che Pasquale aveva già di suo troppi caratteri cinematografici, fisici e caratteriali, che gli davano l'impressione di essere un attore navigato, cioè mi davano l'impressione di avere a che fare con un attore navigato. E ci ho visto anche delle similitudini con dei feticci della cinematografia che sono Will Coyote o Travis Bickle di Taxi Driver, e quindi ho deciso di fare un documentario, quindi con una persona vera che si muovesse come un attore, il documentario sembrasse metà film, metà documentario. Conoscendolo e passando del tempo con lui, che impressioni ne hai ricavato? Ho ricavato che l'impressione è che nettamente la realtà supera di gran lunga la finzione, molte volte delle cose che scritte non hanno senso e non riescono a sembrare vere. Raccontate da chi le ha vissute e le sono successe, ti fa dire ok, il cinema è bello perché è così, è a confine tra la verità e la finzione. Ho imparato che la vita ti può riservare sorprese. Come dice Pasquale, shit happens, è una frase che lui ripete spesso, però poi tutto si può sempre riaggiustare nel verso giusto. E vedendo quel muro di separazione tra Stati Uniti e Messico, che clima hai respirato? Il clima dell'artificiosità, perché io vivo in un punto di mare che di fronte c'è il mare e dall'altra parte c'è l'Albania. Avevo 10 anni quando ho vissuto sulla mia pelle il fenomeno dell'emigrazione, immigrazione, gente che arrivava da ricerca di qualcosa, e tutto mi è sembrato naturale vivendolo sulla mia pelle, perché c'era una divisione naturale tra qui e lì, c'è il mare. Invece vedere questo muro nel deserto, che già di suo è una divisione naturale, così mi ha fatto capire molto di più gli Stati Uniti, che sono artificiosi anche nella naturalezza delle cose, quindi sono capaci di mettere il muro nel deserto. Comunque voglio dire a proposito di questo che il nostro film non sarebbe più potuto farsi adesso, perché adesso Trump sta costruendo il muro anche sulle montagne, perché la zona desertica di confine lì è deserto e montagna. Allora, dove c'è il deserto piatto, costruivano il muro, e sulle montagne lasciavano fare alla natura. Adesso Trump sta costruendo il muro anche su quelle montagne, e quindi cambierà radicalmente il paesaggio. E la gente come lo Scusa, vive, soprattutto al di là del confine? io ho notato che sul confine i paesi sono un po' come tutte le zone di confine. Quindi Mexicali, per esempio, vuol dire Messico, California, o Calexico, che noi conosciamo come gruppo musicale, sono città che vogliono dire California, Messico, e sono molto i confini prossimamente vicini, sono molto in relazione. I bambini messicani la mattina vanno a scuola in America, tornano a casa. Il problema diventa nelle zone più interne, da dove provengono le varie droghe o tutto il resto, che poi arrivati al confine devono passare per forza. Però io ho visto una cosa non come la raccontano i media, così troppo divisa, sì, cioè è divisa visivamente, però le persone che vivono in Messico hanno la disponibilità di andare negli Stati Uniti
quando vogliono, ammesso che rispetto delle linee comportamentali. Il protagonista, piuttosto che tornare e ricostruirsi una vita nella sua terra d'origine, preferisce rischiare il carcere. Perché quello che sta vivendo nel suo presente, quello che vive nel suo presente, era una specie di carcere. Il confino, cosa che anche io ho vissuto sulla mia pelle per la prima volta in questa quarantena, ma non è proprio una condizione comune che si prova sempre. E alla fine Pasquale, una persona a cui viene negato di poter tornare in quella che tu ritieni la tua terra, è una forzatura al confine, esagerata anche perché per 10 anni, per continenti, quindi è una mossa disperata la sua. Questa decisione di uscire sia in on demand che in sala? Io ho studiato storia del cinema, credo che rivista col senno di poi sarà epocale questo passaggio, perché neanche quando hanno inventato la TV hanno scardinato il primato della sala cinematografica per un film che deve uscire adesso, quindi adesso stiamo sfondando questa linea. Non è troppo epocale come evento per giudicarlo. Io così dico che è giusto lasciare alle persone che ormai fanno quello che vogliono, se lo vogliono vedere a casa magari se lo scaricano, quindi è giusto dare la possibilità a ognuno di fare quello che vuole, quindi se oggi vuole andare al cinema è giusto, va a vedere al cinema, se lo vuole vedere comodamente a casa perché ha speso 15.000 euro per la TV, beato lui, può farlo, adesso sono d'accordo. Tony Driver nei cinema e nelle sale virtuali da giovedì 25 giugno 2020, un saluto e un ringraziamento al regista Ascanio Petrini. Un abbraccio, in bocca al lupo e a risentirci presto. Grazie a voi, spero che vi piaccia il film, andatelo a vedere, mi raccomando che i film piccoli vanno sostenuti.